Allora, Giancarlo. diciamo, Giancarlo, diciamo che cos'è il biscotto, va, così Il chi ci biscotto segue. intanto è quella strada di Roma di fronte allo stadio delle Terme di Caracalla, quindi appunto su via delle Terme di Caracalla, dove molti podisti, io credo da sempre, corrono di tutte le società, di tutti i livelli, insomma è facile vedere correre lì anche atleti di livello nazionale, insomma. Ecco, lo stiamo vedendo anche se in questo momento, proprio per questo ne parliamo, è un po' deturpato e quindi non si riconosce Infatti nemmeno. il grave problema del biscotto è proprio questo, che per molti mesi l'anno, quindi si corre lì tutti quanti, e d'estate invece accade oramai da diversi anni che questa parte venga concessa in uso a delle organizzazioni di eventi, insomma. I podisti che sono rientrati quest'anno dalle ferie hanno trovato, dopo luglio che c'era stato appunto un evento che era durato circa un mese, la sorpresa che ce ne sarà un altro che dal 3 al 12 settembre ci esproprierà, tra virgolette, ancora una volta di quest'area. E quindi Che non questo è poi dal 3 chiaramente. al 12 settembre, è che da una Ci sono settimana poi, prima più esatto, una ci sono settimana poi tutta una serie dopo di gli tempi che investimenti. vanno sommati a questi, perché appunto va allestito e poi tolta, diciamo, le strutture. Oltretutto con dei problemi anche a volte igienici, che insomma lasciano così, No, insomma. ma basta guardare, insomma, aria deputata a verde che tutto sommato secondo me non dovrebbe neanche essere sfiorata, ecco come viene E trattata. questo ha creato già dei forti malumori, tant'è vero che appunto ci sono state delle lettere di protesta sia di nostri atleti, e poi appunto Luciano ha preso spunto, giustamente a nostro avviso, per mandare una lettera al delegato allo sport del Comune di Roma, Alessandro Coghi, in cui si chiede che questo problema, insomma, venga finalmente risolto. E anche su Roma Corre ci sono Sì. state delle lettere, insomma, di protesta, e quindi diciamo la cosa dà fastidio molto. Con l'occasione io personalmente, ma credo di rappresentare il volere di tutti, noi chiediamo anche che questa area venga anche riqualificata, perché noi ci corriamo anche l'inverno e spesso lì c'è un problema di illuminazione grosso che insomma potrebbe essere risolto, insomma, anche con una minima spesa. E, detto questo, insomma, ecco, chiediamo che possa essere fatto un intervento serio per risolvere, insomma, Ma questo problema. scusa Giancarlo, ma guarda caso la federazione non c'entra niente in questo. No, 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 ma non è un problema di. Queste, diciamo, parliamo di questa atletica complimentata dove i complimenti non esisterebbero da nessuna parte, però a partire dalle cose più piccole, quelle più importanti, non è che c'è qualcuno a cui tu e qualcun altro, Duchi, può fare riferimento per dire, perché se si sposta una federazione certamente diventa diverso che Certo. spostare un presidente di una società, eccetera, eccetera. Ma Però il fatto è che. con il passare degli anni quest'area, e questo ovviamente è dovuto alla carenza di impianti, indubbiamente, Beh, no? certo. Quest'area che tutto sommato non è né Villa Panfili, né Villa Spada, né Villa Torlonia, né Villa né la Pineta di Ostia, è uno spazio limitatissimo dove però tutta una serie Confluisco. di soggetti, ma dalle mamme che portano a spasso i bambini, dalle persone che vanno a fare ginnastica, da chi va a fare happening normale e principalmente da noi che ci camminiamo e ci corriamo, è radicata ormai la situazione che lì, Certo. fra l'altro, c'è anche una chiesa sconsagrata dove si svolgono i I matrimoni matrimoni, civili, sì. e che nel momento stesso in cui tu blocchi per 2 mesi, 3 mesi, credo, e in momenti specialmente più ci sono degli obiettivi, problemi. Ora noi vogliamo far sentire la nostra forza, non per fare una critica di natura né politica né partitica, Assolutamente, assolutamente. certo. Noi vogliamo dire che quella Io zona non proprio no. deve essere più data a tutta una serie di manifestazioni che prima di tutto deturpano quel minimo di verde che c'è rimasto e poi impediscono a tutta una serie di persone che la utilizzano per il tempo libero di poterla Io penso utilizzare. che si debba riconoscere il valore proprio sportivo dell'area del biscotto, quindi Sì, l'ho presa d'assalto, esatto. istituzionalizzare a livello sportivo il biscotto. Tu citavi prima l'onorevole Coghi, delegato allo No, sport, ci ha corso anche lui. attraverso la Certo. sensibilizzazione Ma per esempio di Alessandro è una di Alessandro. quelle No, persone no, che lo lo sappiamo vuole più. benissimo. Ma perché dico questo? Parlavi prima di federazione. Quella è un'area che viene concessa da chi richiede al quarto dipartimento per manifestazioni di Certo, questo tipo. certo. Quindi nulla sanno
dal punto di vista pratico, che lì ci si allena almeno da 30 anni, certo, quotidianamente. Quindi secondo me è anche un motivo di comunicare, dare una, esattamente, dare una foto, esattamente, sappiamo che scusa, esattamente. Per provocarti ancora di più, dico, in federazione non sanno neppure che esistono le corse su strada per questo, quindi posso dire la cosa sarebbe molto molto bello. Mandare l'immagine intanto che parliamo, così ci chiedono si i soldi per le corse su strada, lo sanno molto bene che esistono. A proposito le corse di federazione, su volevo anche aggiungere questo, che lì tutto il mese d'agosto lo stadio è stato chiuso. E quindi voglio dire, è stato un disagio ulteriore per chi, sì, non poteva correre in quell'area. Quindi ecco, federazione, e poi tra l'altro diciamo apre alle 8:30 piuttosto, lì molta gente va a correre alle 5:30, alle 6, sì, anche la sera, quindi, e l'illuminazione serve proprio per questo, perché molte, molti possono correre, quindi ecco. No, cosa che a me... Comunque, sì, sì, lanciamo il messaggio a tutti i nostri telespettatori, scrivete sì, su Roma Corre le vostre, sul sito dell'Atletica Atletica, sì, mandateci i messaggi. Cioè, facciamo sentire la voce delle fotografie. Ma magari una bella sottoscrizione, una bella raccolta di film. Un'ultima cosa, lì c'è anche un percorso vita, per cui molti vengono a fare semplicemente, che ne so, attività, sì, di... Dopo la festa dell'unità, quindi... sono stati lasciati in condizioni, diciamo, pietosi tutti questi attrezzi, e la gente che poi è tornata sul posto per correre si è trovata a correre anche sui rifiuti, sui resti della lunga festa, sì, dell'unità, sì, quindi anche questo è un problema che poi deve essere affrontato. Cioè, lo prendono, però lo devono riconsegnare come l'hanno preso. Avvocato? Ci fa causa. Bisogna cercare di attivarsi per usare tutti gli strumenti di partecipazione, perché questo è uno dei problemi in cui, se non ci si fa sentire, si rimane ignorati completamente, perché non è tanto impedire che facciano delle cose, ma dedicare, come esattamente diceva, dedicare quest'area allo sport, vista anche l'assenza di altri ambiti. Quindi bisogna però organizzarsi, la partecipazione è fondamentale, altrimenti si rimane fuori, non si conta nulla se non ci si fa sentire, se non ci si organizza in questo senso. Gli strumenti ce li abbiamo, cerchiamo di muoverci in questa direzione.